quadro di desordio la voce umana. E da quale esigenza è nato questo lavoro? Questo è un lavoro nato abbastanza per caso, nel senso che è venuto dopo un lungo periodo nel quale mi sono soprattutto dedicato a produzioni per altri piuttosto che composizione per spettacoli teatrali o colonne sonore per eventi. E mi è riuscita questa forte vena cantautorale e dai toni anche parecchio autobiografici, quindi è stato molto bello ma contemporaneamente faticoso, nel senso che scavare così tanto in se stessi e esporlo poi alla fine, perché si tratta di quello, di un'esigenza di comunicazione e di contatto con un ascoltatore che non conosci e che non conoscerai mai, ma lui conoscerà te, quindi non è biunivoca questa cosa, ma è una cosa a senso unico. È un'esigenza che mi è nata in un periodo di fermo in cui ho avuto un momento di stallo fra prima e dopo moltissimi impegni, e mi sono trovato a Venezia, come dicevamo prima. Mia moglie lavorava in Biennale, mia moglie coreografa, e quindi inserito in questa realtà completamente diversa, perché io vivo a Milano da 10 anni, in questa realtà di condominio al Lido di Venezia, un condominio di pensionati, a casa, vista laguna, vedevo lo skyline di San Marco, eccetera. Ho avuto di colpo un sacco di tempo. Questa è una cosa che è successa 2 anni fa. È stato una specie di lockdown bello, forse, di lockdown ante-lockdown, e mi ha dato il tempo di richiudermi in me stesso, che è una cosa che forse di noi figli unici, non lo so, è un'abitudine che ho sempre non coltivato ma avuto anche involontariamente. E questo periodo ha dato come esito le canzoni che poi sono finite nella voce umana. La voce umana, quindi, un riferimento altissimo, Jacques Cocteau. Che rapporto c'è con questo scrittore? La voce umana è un'ispirazione che arriva da Jacques Cocteau ed è un monologo teatrale che ho sempre adorato. Nell'introduzione del disco si sente anche un sample vocale della versione recitata da Anna Magnani, che è fantastica attrice della tradizione attoriale italiana. È una cosa che in realtà, più che un'ispirazione in input, è un ragionamento che ho fatto a posteriori, nel senso che mi piace molto Cocteau come artista e come personaggio in generale, anche per quello che ha rappresentato nella storia del Novecento a livello di costume, di influenza e di ambiente, perché poi è una delle cose che ha fatto Cocteau è creare questo circolo artistico, questa ondata. E, risentendo, mi sono rimbattuto in questo monologo, che in realtà è un dialogo, cioè un discorso particolare sulla forma, nel senso che noi sentiamo solo uno dei due interlocutori, ovvero questa donna che parla al telefono mentre chiude una relazione clandestina con il suo amante. Noi sentiamo solo lei, però lei parla con qualcuno, e questa forma di scrittura dà poi modo al personaggio e a Cocteau, che le dà voce, di infilarsi in questo discorso di autoanalisi profondissimo, per cui l'interlocutore non lo sentiamo, perché da un certo punto in poi non è più così importante, ma lei parla da sola fondamentalmente. E ho trovato, rileggendo questo monologo, ho provato una fortissima identificazione con questo personaggio, nel senso che poi è una cosa estremamente soggettiva la scrittura, però almeno per quanto riguarda me mi sono sentito un pochino di fare la stessa cosa, una telefonata da solo con me stesso, che è durata quei 3 mesi, 3 mesi e qualcosa, che è stata la stesura di questo album, per cui ho deciso di prendere in prestito il titolo e in un certo senso di dedicarlo a quest'opera nella quale io mi sono specchiato. Ecco, a proposito di titoli, noi sappiamo che dietro a ogni titolo dell'album c'è qualcosa di particolare. Che cosa?
I titoli sono i titoli delle canzoni dell'album, sono vabbè, innanzitutto dei piccoli riassunti tematici o cercano tante volte di dare in un'immagine quello che poi la canzone estende a un discorso lirico, ovviamente, perché è un lavoro nel quale mi sento di dire che l'aspetto testuale è assolutamente in primo piano, e ovviamente anche poi tutto un discorso musicale che regge e porta avanti il discorso. E quindi i titoli, non so, per dire Berlino Est è l'immagine chiave di quel testo lì, perché Berlino Est è presa assolutamente non con i connotati storici e politici anche della Berlino divisa, ma come metafora di incomunicabilità, di questo muro che divide una cosa e un'altra, una persona e un'altra. E un po' come, cioè un po' come assolutamente il muro di Berlino ha diviso in modo fisico gli affetti, le famiglie, le persone, i contatti, io ho cercato di descrivere con questa immagine, che è stata la più esaustiva che mi è venuta in mente nel momento in cui ho avuto l'esigenza di esprimere questo sentimento, questa immagine di incomunicabilità e di muro invisibile fra i due soggetti. Poi è molto autobiografica come canzone, nel senso che parte da una discussione mia privata, che fa parte del mio privato. Alcuni titoli invece sono magari un po' meno leggibili, tipo L'invenzione del blues, che invece è la canzone che scava più indietro nel mio passato, nel senso che è un testo che parla principalmente di adolescenza e di quel periodo in cui è fondamentale l'identificazione con qualcuno, con un personaggio che non sei tu, per sviluppare, per trovare un posto nel mondo e sviluppare un tuo linguaggio, in questo caso anche artistico, anche musicale. E quindi è una descrizione, un gioco letterario che descrive, però ovviamente il blues non l'ho inventato io purtroppo, è un gioco che descrive pomeriggi da adolescente passati a far finta di essere qualcun altro, quindi identificandoti in B.B. King, in Robert Johnson, piuttosto che in... c'è anche Aleister Crowley nel testo, che è La Bestia, che è un'altra mia grande influenza, è un pensatore che mi piace molto, e così via, un discorso che potrei fare grosso modo per tutti i titoli. E sì, hai citato appunto Crowley, perché le tematiche sono magia, esoterismo, ecco, temi ostici. Come mai sei così appassionato a queste materie? Ma dell'esoterismo mi ha sempre appassionato, poi non sono così dentro queste cose, leggo molto, ma mi ha sempre incuriosito l'aspetto umanistico dell'esoterismo, il fatto che comunque cerca di rispondere alle stesse domande alle quali cerca di rispondere la religione, cerca di rispondere la filosofia e cerca anche di rispondere l'arte, perché alla fine tante volte il percorso artistico nasce da un'esigenza di sapere chi sei, raccontare chi sei, e raccontando, cioè magari il processo narrativo e raccontare ti aiuta a fare luce su questa grande domanda: chi sono, perché, dove sono. E l'esoterismo parte un pochino dagli stessi presupposti, quindi a me più che l'Aleister Crowley mistico, incomprensibile dei rituali, affascina l'Aleister Crowley umanista e tanti testi esoterici riletti senza contesto sono poesie come molti testi sacri, no? Lontani, magari siamo più facilitati secondo me a fare questo gioco con cose lontane dalla nostra tradizione, quindi se noi leggiamo una preghiera, nel nostro caso che siamo tutti italiani, una preghiera cattolica, subito pensiamo alla religione; se leggiamo una preghiera indiana
magari, o un testo di Crowley che non fa parte del nostro background culturale in modo così diretto e forte, siamo più predisposti a prenderlo come una poesia, come un'espressione del sé. E infatti Crowley fu chiamato da una persona razionale e lucida come Churchill per combattere Hitler. Perché Hitler si faceva, diciamo, guidare da maghi, da esoterici, e anche Churchill si era affidato a Crowley. Tra l'altro, la villa che fu di Crowley fu acquistata da una nota rockstar, adesso io non voglio fare gaffe, ma non Jimmy so se Page. Jimmy Page, ecco, quello dei Led Zeppelin, quindi c'è anche questo passaggio. Poi venduta, adesso venduta mi sembra, e è in vendita fra l'altro, credo, c'è una storia assurda su Zelema, perché Crowley negli anni 30 ha creato questa comune a Cefalù in Italia, è stato poi espulso da Mussolini, e io sono stato, fra l'altro ero ai Psych Rock al festival in Sicilia, fantastico festival, e siamo andati a fare una gita domenicale tranquilla da persone normali alla casa di Aleister Crowley, e spaventa ancora tantissimo, cioè la curia ancora ha cementato porte e finestre, hanno cercato di buttarla giù, è di un privato ed è in vendita, e ogni tot tanti personaggi anche celebri, fra cui Jimmy Page, vanno giù a restaurare gli affreschi o cercare di tutelare alla fine questo patrimonio che sta crollando. È molto interessante anche quel discorso lì. E un'ultima domanda invece sulla funzione dell'arte. Per te l'arte è una funzione catartica in generale. Tu pensi che l'arte contemporanea mantenga questa funzione? Oddio, è un discorso molto difficile quello sulla funzione dell'arte nel contemporaneo in particolare, perché il contemporaneo, oltre che il discorso cronologico è l'arte che fanno i nostri contemporanei, cioè persone vive in questo momento, ha visto in tanti campi l'abbattimento del genere, dell'accademia, e questo rende molto più difficile la classificazione e l'interpretazione, no? Il classico che cos'è, o il potevo farlo anch'io, l'altra grande sindrome da visitatore occasionale di arte contemporanea, ed è un casino, infatti tanti artisti non più contemporanei, però pionieri, hanno odiato questo filone. Picasso, per dire, era uno che voleva che le accademie rimanessero dove stavano, perché diceva: noi se no cosa stiamo a fare qua, se non c'è più un'accademia rispetto alla quale fare diverso, se non esistono più delle regole, questo implica un grandissimo casino ontologico proprio nel mondo dell'arte. E io credo che, poi non sono nessuno per fare queste altissime dissertazioni sul mondo dell'arte, perché sono un cantautore alla fine e un appassionato, però sicuramente una cosa molto bella è che possiamo goderci questa grande ondata di libertà, per cui l'arte, che tante volte nell'arco della storia è stata strumentalizzata in modo più o meno evidente per uno scopo, citavi prima Hitler ad esempio in relazione all'esoterismo, è una cosa che ha fatto anche con l'arte, tutti i regimi, cioè l'arte di regime è un filone drammatico e affascinante allo stesso tempo, e io trovo che in questo momento ci si possa godere la funzionalità dell'arte, cioè il fatto che l'arte non serve a niente di diretto, e proprio per questo ciascuno possa fruirla nel modo che preferisce e collocarla all'interno della propria vita dove meglio sta. Quindi può avere una funzione catartica, può avere anche una più banale funzione di intrattenimento, di circondarsi di bello, coltivare il bello, e ciascuno trova il proprio modo, senza nessun tipo di regola, che alla fine è l'unica regola del contemporaneo. Quindi se noi abbiamo terminato, non so se vuoi appunto parlarci dei tuoi prossimi appuntamenti
in questi momenti molto particolari, perché ancora insomma... Certo. Prossimi appuntamenti certi, invito tutti al lancio di questo disco che sarà alla Triennale di Milano il 26, poi non so se i vostri ascoltatori mi ascolteranno in tempo per, dove suonerò integralmente il disco e chiacchiererò dando libero sfogo alla mia logorrea con Ray Banoff di Rolling Stone Italia, che è anche uno scrittore e fotografo che ho conosciuto per caso, perché ho comprato un suo libro e poi abbiamo iniziato a scriverci e sentirci, quindi faremo lunghe chiacchiere su quella che è stata la scrittura dell'album e non so esattamente cosa verrà fuori, perché è abbastanza siamo due cani sciolti, quindi vediamo dove andremo a parare, e suonerò integralmente il disco La Voce Umana con Davide Andreoni, che è anche l'ingegnere del suono che l'ha registrato, e Luca Pasquino, che invece è un mio collega musicista e amico d'infanzia e testimone di nozze, insomma mio fratello. Mio fratello, più che un parente. E quindi nulla, eseguiremo per intero questo disco proprio come è su vinile, come è su disco, lato A e lato B, all'interno della Triennale di Milano, nella rassegna Triennale Estate, che fra l'altro ho frequentato anche molto da spettatore, e hanno fatto un lavoro davvero pazzesco, a maggior ragione in un momento del genere in cui non è tanto semplice strutturare l'arte dal vivo, e direi che hanno fatto un lavoro encomiabile. E altro appuntamento sicuro che anticipo è una tappa a Roma, che sarà il 2 novembre alle Mura con la stessa formazione.